Ah, non facciamo così le prossime 2 ore. Era il gioco del silenzio. Ti ho perso. Buonasera, ben arrivati a tutti. Nonostante novembre ci sia un pochino avverso. Allora, forse col microfono è leggermente meglio. Ben arrivati davvero tutti, siamo qui questa sera per presentare il romanzo di Virginia Elbling, Dove nascono le madri, che ha vinto il premio Stüber Ganz. Permettetemi prima di tutto di salutare sia Margherita Saltamacchia, che sarà la voce del libro questa sera, la voce di Virginia questa sera, e la nostra autrice Virginia Elbling, qui alla mia destra. I romanzi d'esordio sono sempre un po' particolari, hanno sempre qualcosa di particolarmente frizzante che ci aspetta, soprattutto in questa occasione. Perché? Perché il romanzo è il vincitore di un premio che alle nostre latitudini poco si è sentito. Lo Stüber Ganz, che cos'è? In realtà è un premio davvero molto importante. A livello cantonale, in Svizzera esistono diversi premi, sia letterari che letterari d'esordio, ma riferiti soltanto al territorio. L'abbiamo nel canton in Vallese, l'abbiamo nel canton Vola, l'abbiamo nel canton Berna, Soletta e quant'altro, in Ticino no. L'unico premio a livello svizzero che premia un lavoro di esordio è appunto il premio Stüber Ganz, che ha radici che affondano parecchio indietro, perché la prima edizione è del 2006. Nel 2006 è stata la prima edizione, viene vinta da Simona Rieser, autrice svizzera tedesca. Nel 2007 il romanzo vede finalmente la luce per la Limmatter Lag di Zurigo, e ci si aspetterebbe che, insomma, il romanzo d'esordio un pochettino li finisca, no? In qualche maniera si appoggia a quello e li muore. In realtà no, perché per il romanzo di esordio del 2006, primissima edizione, immediatamente vediamo delle ristampe nel 2011 e 2015, dopo la prima edizione, e poi immediatamente una traduzione anche verso l'italiano, per un editore italiano. Negli anni si sono poi accavallati e susseguiti una serie di autori. Pensiamo nel 2008 a quello che adesso è un autore profondamente riconosciuto nel panorama svizzero, ma all'epoca esordiente, Roman Graf, che esordisce poi lo vince nel 2008, esordisce nel 2009, nel 2011 lo comprano i tedeschi e viene pubblicato in Germania, nel 2012 addirittura viene tradotto in turco, nel 2013 in francese. Insomma, è un premio abbastanza sostanzioso che vede, ha visto fino all'anno scorso, soltanto però le aree francofone e tedesche della Svizzera. Nel 2015 per la prima volta lo si apre al Ticino e immediatamente si impone all'attenzione della giuria il romanzo di Virginia Elbling. E si direbbe, sì, però è un concorso così, fatto un po' così, lo si vince ogni anno. No, in realtà no, la giuria è piuttosto severa, si riserva anche il diritto di non assegnare il premio, come è stato nel 2014, dove nelle due grosse aree francofona e tedesca, dove hanno veramente una tradizione letteraria di prosa molto importante, non riconoscono nulla valido perché venga premiato e decidono così di non assegnarlo. E quest'anno, nel 2015, pubblicato quest'anno, è appunto il romanzo di Virginia Elbling, che è nata, giusto per dare due cenni biografici, a Lugano nel 74, ha studiato lettere e filosofia all'Università di Friburgo e ha lavorato come giornalista. La bizzarria è che è madre di 6 figli e il romanzo in qualche maniera ha questo per tema, ma scopriremo poi durante una piacevole chiacchierata quanto questo coincida, sovrapponga con la sua vita reale, quanto sia in realtà opera di creazione letteraria, e andremo magari attraverso, così con qualche abbozzo di domande e risposta, dove cercheremo di darvi una piccola porta di accesso che porterà a più corridoi da percorrere,
sono diversi percorsi che questo libro ci apre. Prima di cominciare questa chiacchierata, però, vorremmo in qualche maniera entrare all'interno della scrittura di questo romanzo e dare la voce a Margherita Saltamacchia, straordinaria attrice, nonché doppiatrice, per dei frammenti estratti dal libro. Autunno secco fatto di foglie sbriciolate e ricci vuoti. Il vento fuori asciuga anche gli occhi. Sono immersa in una luce polverosa e insistente, con le mani in grembo. Addosso ho la camicia da notte. Mia figlia, fino a poche ore fa non c'era. E adesso dorme con i pugni serrati come conchiglie. La bocca succhia nel sonno. Ho fatto una testolina e un petto che s'alza e s'abbassa. Mani e piedi piccini, ginocchia e una spina dorsale perfetta, chiodino dopo chiodino. Gli altri bambini non mi sembrano altrettanto stupefacenti. Mastica nel sonno e inghiotte. Sospira. Ha un respiro impercettibile. Controllo se è ancora viva. È rotonda, calda, gialla e rosa. Sa di latte cagliato e di sonno. Ha gambe troppo gracili e la pancia gonfia. È un feto fuor d'acqua. Era parte di me nel ventre, intima e complice. Ora questo esserino si allontana. Lentamente si chiude alla mia comprensione e si fa mistero. Guardandola cerco di riorientare un universo che oggi ha cambiato il suo corso lasciandomi in sospeso a mezz'aria, fra il sogno e la realtà, in quell'aura senza tempo, dove nascono le preghiere e le madri. È notte fonda e Elena è con le infermiere. Non sono riuscita a capire il motivo del suo pianto. Finita la poppata ha cominciato a strillare, dimenando le gambe. Si prospetta un'altra notte a metà. L'andirivieni continuo durante il giorno non mi ha permesso di riposare. Allucinata e ovattata, poco fa ho scambiato il suono del campanello d'allarme per il timer del forno di casa. Tutto in questo momento ha il potere di smuovermi dentro. Piango perché sono esausta, perché oggi ho partorito una bimba e mi sembra già passato tanto tempo. Fuori c'è una falce di luna e le nuvole tirate dal vento risplendono di una luce turchina. Erika è lontano, costretto dal concerto. È bellissima, dico al telefono. Ha un faccino da folletto. Sento che anche lui, al di là del filo, piange. Vado a riprendere mia figlia. Senza di lei mi sento sguarnita. Elena piange. Non so neppure come prenderla. Non ho mai tenuto in braccio dei bambini. Chiamo un'infermiera, intanto cerco di consolarla infilando le mani sotto il piumino per accarezzarle la pancia, ma inutilmente, le mie dita sembrano di gesso. Gli strilli di mia figlia hanno risvegliato in me un istinto arcano che vorrebbe proteggere e nutrire, ma sono impacciata. Credevo che i gesti appartenuti alle donne fin dalla notte dei tempi mi sarebbero sorti spontanei, invece come madre devo inventarmi dal nulla. Elena cerca con affanno il capezzolo, testa che ciondola, viso proteso, malferma ma decisa. Tutto il suo tendere si fa bocca aperta. Lei conosce i passi per avvicinarsi a me. Sono io che li ho dimenticati. Il preconcetto parrebbe imporre quello che è la maternità come più o meno un tema inevitabile parlando di donne, quando si parla di donne, una sorta di vincolo sociale pare. Nella trasposizione dei media abbiamo sempre questa figura da mulino bianco di famiglia perfetta, molto dolce, molto zuccherosa, molto, se vogliamo, felicemente artefatta.
E nella letteratura invece accade il contrario, la maternità è vissuta come sacrificio o completo annullamento dell'individualità femminile. O, volendolo dire meglio, il concetto di maternità è concepito come una sorta di sacrificio, qualcosa che porta in guida fino all'estremo, fino alla quasi totalità dell'annullamento del sé. Una, come diceva Maria Ortese, una consacrazione al servizio di madre. Questo che mi sono domandato leggendo il tuo romanzo d'esordio è quanto in realtà è attinente alla tua esperienza personale, quindi alla realtà, e quanto invece abbiamo una sorta di ricreazione letteraria. Questo per mettere subito e da subito le carte in tavola. Ma entrambe le cose, perché sono partita da degli appunti che ho preso subito dopo la nascita dei miei primi figli. Tutta una serie di frammenti che di per sé io non avevo intenzione di inserire all'interno di un libro. Poi però, osservando in successione questi frammenti, mi sono resa conto che formavano una sorta di percorso. E solo successivamente ho pensato di affidare la mia voce a una protagonista, a qualcuno che fosse diverso da me, all'esterno di me. E quindi alla fine il percorso svolto da questa protagonista non è più assimilabile a quella che è stata la mia reale esperienza, mentre le sensazioni che prova, le emozioni che prova partono da quello che veramente io ho provato o sentito subito dopo il parto. Con una sostanziale differenza, ho portato alle estreme conseguenze la portata di quest'ondata emotiva provata dalla protagonista. L'ho condotta quasi sull'orlo della depressione, sull'orlo dell'annullamento di sé. E questo perché effettivamente è difficile ogni tanto cogliere delle sensazioni molto sfuggevoli, molto, molto sottili, ed è difficile tradurle a parole. E quindi, portando alle estreme conseguenze, aumentando la portata di queste sensazioni, io non ho fatto altro che facilitarmi il compito, quindi ho potuto più agevolmente tradurle in maniera che fossero percepibili, in maniera che fossero chiare sulla carta. E non mi sorprende che in letteratura si parli di sacrificio quando ci si riferisce alla maternità, perché la letteratura, se si vuole, è uno spazio di libertà o di verità. E quindi più liberamente si può parlare di sacrificio parlando della maternità, ma in effetti nella realtà è un sacrificio, soprattutto nei primi mesi dopo il parto, quando la cura del bambino richiede effettivamente un'attenzione costante da parte della madre, sia di giorno che di notte. E la madre è portata a una rinuncia della sua sfera personale, una messa in ombra di sé. È naturale che sia così. Comunque il sacrificio non ha necessariamente... non è privo necessariamente di conseguenze positive, non è da vedere soltanto in chiave negativa. Perché? Perché questa continua rinuncia, questa messa in ombra di sé, comporta col tempo un'essenzializzazione della propria individualità, una continua spogliazione di tutto quanto è superfluo, di tutto quanto è chincaglieria, e una messa a nudo successivamente di quello che è il nucleo originario della propria identità. Quindi attraverso questo esercizio di trasformazione, come io definisco il sacrificio, la donna ha la possibilità, l'opportunità straordinaria, a mio modo di vedere, di riacquisire se stessa in maniera più consapevole e quindi in maniera anche più fruttifera nei confronti del suo ruolo di madre. Due domande. Nel romanzo accade una sospensione sia ambientale, una sospensione, una stasi, una sorta di sospensione fluttuante, su cui poi torneremo anche dopo, ma come primo approccio sia ambientale che morale e sentimentale. Una stasi dove per la protagonista del nostro romanzo regna un silenzio che è in contrapposizione in realtà con quella che è una bestiale carnalità, una concezione di sé vista in maniera molto cruda, molto tangibile e fisica. Il silenzio che la protagonista crea nella propria interiorità è però produttivo.
produttivo, fruttifero, come utilizzando una parola che tu hai usato poc'anzi, perché favorisce in qualche maniera quella che è la percezione del sé. E quindi vengono immediatamente, mi sono venute leggendo, il romanzo, due domande. La prima, è un silenzio pregno quindi di senso per l'individuo, quindi per lei, oppure è una alienazione? E la seconda domanda era, il silenzio è una dimensione che la ferisce o che non ferisce? Intendo ferita anche leggendo quanto la dimensione carnale, fisica, materiale del proprio corpo ha un richiamo anche nel sangue. Allora, la protagonista effettivamente vive immersa in questo silenzio, che è assolutamente un silenzio fecondo, quindi non indica un desiderio di annullarsi o di sfuggire in qualche modo alla realtà, ma le permette di ritrovarsi e di riacquisirsi in maniera consapevole, come dicevo prima. E questo silenzio è fondamentale subito dopo il parto, perché in questa società dove si tende a medicalizzare in maniera estrema un po' tutto, ci si dimentica spesso che il parto, oltre a essere un evento felice, lieto evento di cui spesso si parla, è innanzitutto un trauma per il corpo. Basti pensare che soltanto poche decine di anni fa, basta tornare indietro alla Seconda Guerra Mondiale, non era inusuale morire di parto o vedere il proprio figlio morire a causa del parto. E forse noi questo un po' l'abbiamo dimenticato, ma il corpo non l'ha dimenticato. Il corpo, quando partorisce, vive un trauma molto profondo, forse uno dei più profondi che una donna può sperimentare nel corso della sua vita. E questo trauma va elaborato, necessariamente va elaborato. Ed è questo il momento fondamentale del silenzio, un silenzio che è rielaborazione di un trauma, di una lacerazione profonda causata dal parto, e che si contrappone, questo silenzio fecondo di ritrovamento di sé, di reimpostazione di sé, si contrappone invece al silenzio sociale, che è assolutamente arido. Perché? Perché arido? Perché nega tutte le implicazioni del divenire madre, nega, tende a mettere a tacere tutto quanto non rientra nel prevedibile, nel giusto. Tutto quanto non attiene alla figura idealizzata e stereotipata di cui accennavi prima. Giusto ieri a Lugano c'era Abraham Yeshua, lo scrittore israeliano più volte candidato anche al premio Nobel, intervenuto a Lusi per presentare l'ultimo romanzo, La comparsa. Romanzo che parla di una donna musicista che decide razionalmente di non avere figli. E poi lo svolgimento del romanzo con tutte le accezioni. Nel tuo invece abbiamo una donna che in sé è musicista, convivente con un musicista, che si trova a essere madre e che in qualche maniera è avverto un'onda di magnitudo, di squasso, di squassamento per questa nuova condizione che non riconosce. E la tua protagonista sembra quasi essere blasfema, se vogliamo, della sua non accettazione della maternità non completa, nel senso perché poi ha comunque dei gesti di cura, di attenzione, è una donna comunque molto attenta e molto vivida nei gesti di attenzione verso la figlia, ma quelle che sono le sensazioni sono quasi una sorta di percorso verso il rifiuto. E quello che volevo chiederti in qualche maniera è come è cambiata la figura attraverso le generazioni della madre. Siamo uguali a quello che era il passato, siamo mutati completamente diventando qualcos'altro, abbiamo la stessa affezione che avevamo e che hanno avuto per esempio le nostre madri, le madri delle nostre madri, o siamo diventati altro? Allora, per la prima parte della domanda, perché la protagonista è in qualche modo blasfema, al limite sì, perché alla figura di madre, ancora oggi, agisce
tutto il retaggio dell'iconografia religiosa dei secoli passati, quindi la madre è ancora vista come una sorta di Madonna con il bambino. E quindi è impensabile che una madre, precisiamo che non rifiuta il bambino, quindi che è contenta di diventare madre, di avere il figlio, ma che non è felice, non è pensabile, non è concepibile, è quasi una contraddizione. Una madre che ha un figlio deve, per la società intendo, deve necessariamente essere felice, non può essere che così, è un assioma assoluto, non si può pensare il contrario. Quindi la mia protagonista è blasfema, perché va contro questa immagine di serenità, di assoluta pienezza, di felicità estrema che rinvia all'immagine della Madonna. Per quel che invece concerne la differenza fra le generazioni, io non sono sociologa, quindi magari faccio un po' di sociologia spiccia, ma per riassumere, è cambiato il ruolo della madre, perché è cambiato nel corso delle generazioni il ruolo della donna. Fino a qualche decennio fa era più codificato il ruolo della donna, quindi lo era anche quello della madre. Oggi la donna ha accesso a degli ambiti che erano pertinenti esclusivamente per gli uomini, e quindi deve reimpostare necessariamente anche il suo ruolo di madre, deve ridiscuterlo. Per quel che concerne passaggio da una generazione all'altra, c'è ancora un aspetto che secondo me è fondamentale, cioè la costituzione della famiglia. Fino a qualche decennio fa la famiglia era allargata, ci si viveva o tutti sotto lo stesso tetto o comunque nelle vicinanze, quindi per una donna che aveva appena partorito veniva spontaneo riferirsi alla propria madre, alla nonna, alle zie o alle sorelle, cosa che non avviene più oggi, dove la famiglia è dislocata o comunque la donna vive isolata dal resto della famiglia. È vero che è cambiato il ruolo della madre, è cambiato il ruolo della donna, è cambiato il ruolo della nonna. Basti guardare all'uscita dell'asilo, degli asili nido, quante nonne, quanti nonni si occupano dei bambini. Però è vero che la nonna di oggi non è più la figura rappresentata sui libri di chiave per bambini con lo scialle sulle spalle e lo chignon. Le nonne di oggi sono estremamente attive, hanno una vita sociale vivace, e non sempre possono accudire come lo facevano tempo fa il bambino, e quindi la donna si trova molto spesso isolata a fronteggiare non solo la mole di lavoro, ma anche tutta una serie di conseguenze psicologiche o emotive alle quali non è preparata. È qualcosa che poi avete affrontato anche tu e Noelle Châtelet, la scrittrice romanda, a Saletta, giusto la settimana scorsa, il weekend appena passato, dove lei come scrittrice, ma anche come figlia, in qualche maniera ha dovuto essere poi testimone di quello che è stato una sorta di deperimento della madre, che poi l'ha portata anche, ma questa poi è una deviazione completa, al suicidio, perché la propria madre insomma si è tolta la vita. Ma questa capacità di interagire, di essere di ritorno all'interno del nucleo familiare, sì, è stato qualcosa. Sì. Volevo aggiungere una cosa riguardo al passaggio di generazioni. Io, appunto, come ho detto prima, non sono sociologa, quindi quello che ho detto lascia un po' il tempo che trova, però posso riferire delle reazioni dei lettori. E ho notato che c'è una distinzione per quel che concerne le persone della mia età o dell'età di mia madre, quindi della generazione precedente. Noto che vengono a dirmi, sì, mi sono riconosciuta, gradazioni diverse, ma si riconoscono nelle sensazioni della mia protagonista, mentre la generazione ancora precedente, quindi quella che sarebbe di mia nonna, manifestano soprattutto un rifiuto. E quello che mi vengono a dire con invariabili è questo: ai miei tempi non si aveva tempo di perdersi in parole, bisognava lavorare e basta. E non ho ancora elaborato una teoria per questa diversa impostazione tra le generazioni, magari fra il pubblico c'è qualcuno che poi mi può aiutare. Come mai ci sia questa spaccatura fra la generazione di mia nonna e quella di mia madre, per cui le nonne, le bisnonne adesso, non riescono a parlare della maternità se non in maniera positiva? Positivo mi interrogo anch'io, perché leggendo della tua protagonista,
vedere come si svolge la propria emotività e vita quotidiana all'interno della narrazione del tuo romanzo, noto questa continua contrapposizione, questi due poli che in qualche maniera si scontrano, si allontanano, si avvicinano, che sono l'oscuro e lo straordinario, quello che è familiare, quello che invece è perturbante, che appunto nella protagonista si scontrano come una sorta di fissione atomica. In alcuni momenti dal subconscio emerge qualcosa di familiare, o che in qualche maniera tende a rassomigliargli, ma ha in sé una componente profondamente sconosciuta, e questo anche per via della gravidanza, prima, e della nascita della figlia, che è un essere e una serie di atteggiamenti con la quale evidentemente non sa come rapportarsi, né come rapportarsi a se stessa in quanto madre. Ed è forse dall'incontro di familiare e di ignoto che sorge quella cosa che proprio Freud chiamava il perturbante, quindi qualcosa che in qualche maniera sotto sotto ci disturba, ci sorprende, qualcosa che genera anche angoscia e terrore. E la vera sé della nostra protagonista pare accadere continuamente attraverso una sorta di lotta tra ciò che è, ciò che dovrebbe essere, ciò che vorrebbe diventare. E quindi mi chiedevo che cosa è: un travestimento del sé, una identità sommersa che tenta di riemergere, altro ancora? Questo altro sé che lei percepisce e che si mette sempre più a nudo nel corso della narrazione, altro non è che la vera se stessa, la natura vera della protagonista. Lei all'inizio si guarda allo specchio, subito dopo il parto, si guarda allo specchio e non si riconosce, si definisce una mole opaca in mezzo alla nebbia. Ma questa mole opaca in mezzo alla nebbia è lei, deve soltanto fare tutto il percorso affinché finalmente i suoi occhi possano vedere concretamente quello che è diventata. E la maternità, lo ripeto ancora, a mio modo di vedere, è un'opportunità straordinaria che le donne hanno di scardinare ad un certo punto della loro vita tutti i paradigmi, cioè tutte le certezze, tutti i punti di vista, le opinioni che si sono formate nel corso degli anni, e di ritrovarsi al di là appunto dei bisogni indotti, delle pose, dei tic comportamentali o sociali, di ritrovarsi nudi finalmente, di ritrovare questo nucleo intatto che soggiace fin dall'infanzia e che ci si porta dentro nel corso degli anni, ma che molto spesso seppelliamo sotto una serie di ciarpami inutili. Parlare di lotta, certo la protagonista lotta contro tutti i preconcetti, tutti gli stereotipi, tu dovresti fare così visto che ora sei madre, contro chi le dice che cosa deve fare, che cosa deve essere dal momento che è diventata madre. Prima di continuare questo po' di risposta, io però vorrei riimmergermi e farvi riimmergere all'interno di quello che è la voce di questo romanzo. Ridare la voce a Margherita Santamacchia. Il pianoforte chiuso mi guarda. Ci guardiamo l'un l'altro, io dal tavolo della cucina come da dietro a una sbarra invalicabile e lui lì, felino, paziente, fra scatole di libri. Vorrei suonare. Ah, Elena dorme. Sulle necessità di Elena ho ricalibrato la mia quotidianità. Ho consegnato tempi e attività a una dinamica monotona, quasi rituale. I giorni passano cadenzati dalle funzioni fisiologiche di mia figlia, i pasti e il sonno. Vivo nel concreto, nel tangibile, aggrappata alle radici del corpo. Il mio è un tempo lontano dalle attività umane, a parte. Non ha né aspettative né obiettivi, si ricicla seguendo il sorgere e il calare degli astri, in moto, fissato in un eterno presente. All'atto ogni 2 ore, di giorno e di notte, 2 ore di tempo poi mi fermo, ogni cosa si ferma, i sogni di notte respinti a fatica dentro le loro grotte, le necessità di giorno rinviate allo scadere delle 2 ore, a un imminente futuro che si procrastina sempre. Procedo a strattoni come un'auto che parte, poi subito s'arresta, e poi riparte, s'arresta di nuovo e va avanti così, accelerando e bloccandosi di continuo. Eric non lo sa, perché lui è lontano e siede accanto al direttore d'orchestra vestito di scuro, suona, cena, dorme.
senza interruzioni. Non sa che vivendo frammenti ci si perde. Si smarrisce l'unità dei pensieri, la progettualità, la visione di sé a lunga gittata, frantumata in piccole porzioni di tempo, fatico a immaginarmi, a trovare qualcosa che mi costituisca. Le mie abitudini, per esempio, o i piaceri che mi concedevo, non trovano spazio nel reiterato accendi e spegni di questo nuovo modo di funzionare. Mi sgretolo al ritmo di 2 ore per volta, frazionata, inconsistente. Datti tempo, dice al telefono mia madre, ti ci abituerai. Alzo la cornetta e compongo il numero di un'amica, ma prima che il telefono cominci a suonare riattacco. Cerca qualcuno, fai nuove amicizie, ci saranno pure altre donne come te, incalza mia madre. No, rispondo, le altre madri hanno accettato il loro ruolo, sono giunte soddisfatte alla loro destinazione, casa. E io non so neppure come impostarmi. Non so se aspettare che qualche cambiamento avvenga in me in maniera naturale o mettermi a cercarlo. Io ancora non mi rassegno, perché non può essere che si perda la libertà, l'identità, la sovranità sul corpo e sui pensieri dall'oggi al domani senza volere indietro, tutto indietro subito, senza lacrime, senza rabbia, senza paura. Non si può semplicemente dire è così e cucinare una torta. Dopo un pianto di 2 ore durante le quali l'ho allattata, lavata, cullata, di nuovo allattata, portata in braccio, Elena è stata finalmente sconfitta dal sonno. Uno di quegli avvolgenti che trasportano le persone completamente altrove. Dietro i suoi occhi sogni in fasce, imperscrutabili, impressioni, voci, o forse chissà, un ritorno al grembo materno. Ne approfitto per portare fuori la spazzatura, lavare e asciugare le stoviglie. Tolgo le briciole dal tavolo, pulisco il pavimento, raccolgo i giornali, i fogli, infilo la biancheria nella lavatrice e mi metto a stirare. I pensieri rattrappiscono in sintagmi isolati, bene negli angoli, lo straccio puzza, un cesto per tutta la carta, questi senza morbidente. Ecco fatto. Ci sono giorni in cui fremo. Avrei bisogno di un'eternità per mettere a frutto 1000 propositi. Mi sento feconda e creativa. Al mattino ho addosso una voglia di fare, soprattutto di suonare. Sono settimane che non tocco un tasto, le dita mi si sono indurite. Ribollo per le ore che passo frenata a far digerire pochi millilitri di latte a mia figlia. Trattengo la rabbia a stento anche con mia madre, che con i suoi consigli pare voglia ridurmi a una mammella gigante. Abbi pazienza, tienila in braccio, coccolala un po', e rinvio in quei giorni le mie voglie, le mie urgenze a un dopo che si fa sempre più spiadito e remoto. C'è tempo per la musica, dice ancora mia madre, ora è tua figlia che viene per prima. Trattenuta, anche nei bisogni più elementari, ella è il freno a tutte le mie possibilità. Altri giorni invece come oggi, dentro di me non si sente nulla. Non è calma, ma stasi. Un deserto d'emozioni che mi tiene per ore immobile, piatta, priva di pensieri. L'autunno è giallo e il tiepido sole ha reso le foglie fragranti. Me ne sto in silenzio, seduta accanto a Elena, a guardare la finestra finché diventa nera. Virginia, abbiamo questa donna fondamentalmente travagliata che convive con un uomo bellissimo, di successo, musicista di musica classica, di evidente successo, abbiamo una bambina appena nata, bella, sana, e abbiamo un quadretto fondamentalmente idilliaco, abbiamo un quadretto veramente da mulino bianco,
lei dovrebbe in qualche maniera fare atto di accettazione del proprio ruolo di moglie, anche se in realtà sono solamente conviventi, e soprattutto madre, come una sorta di trionfo dell'ordine sociale. Ma lei tutto questo scardina e non accetta più. La mia domanda, la prima, era in che cosa si riconosce allora. E subito dopo volevo chiederti, abbiamo questa presenza del convivente, del maschio, del compagno, che è presente, non presente, va, viene, ha questa attenzione altalenante, bizzarra, tipicamente maschile, mio padre era uguale, comunque capace di non comprendere quanto realmente accade in questa donna che è mutata completamente, è diventata madre, vive un altro stato. Una figura maschile che si appaga dello stato delle cose come sono, che gli fa la visione appunto da Mulino Bianco di questa maternità edulcorata dove tutto va bene, la madre deve essere necessariamente felice e sorridente, far poppare e lanciare la bambina nell'aria. E la seconda domanda è: ma il valore marziale di questa figura maschile sembra quasi fungere da comparsa, no? E quindi, oppure secondo i tuoi intenti, quale ruolo effettivamente occupa? E poi abbiamo questa seconda figura che arriva a tre quarti di romanzo, che porta uno scompiglio completo, un cambio completamente di trama. Non vi riveleremo tutto se eventualmente non avete letto il romanzo ancora e quindi cerchiamo di incuriosirvi, ma abbiamo questa seconda figura che rappresenta in realtà tutt'altro. Allora sì, la rottura con Ilk, il compagno della protagonista, rappresenta una rottura, come dicevi Fabiano, la rottura con l'ordine sociale, con ciò che viene ritenuto giusto. Ci sono momenti nel corso della vita, il parto rappresenta uno di questi momenti in cui vacillano le certezze sociali e morali, dove si comincia a ragionare non secondo l'egoismo, ma secondo un sentire animale, quindi a prescindere dalla società e dai suoi condizionamenti. E la rottura con Eric rappresenta proprio un taglio con ciò che ci si aspetta da lei come moglie e come madre. Rappresenta il rifiuto di ogni schematizzazione. Inoltre la rottura con questo compagno perfetto, bellissimo, rappresenta anche un taglio con quanto costituiva la sua vita prima del parto, quindi si ha un'esplosione della sua vita precedente. Lei non sa più che cosa vuole, non sa più chi è, non si riconosce nel suo nuovo ruolo di madre, ma non riesce più a recuperare la sua identità prima, e quindi si trova persa in questo mare emotivo, caotico, e rischia di annegare. E a salvarla, a ricondurla a sé, non sarà certamente il suo compagno. E qui vi lasciamo, è un po' di suspense perché... Ecco, la figura maschile, questo compagno Eric, è, come dicevi, una comparsa, come sono comparse tutti gli altri personaggi del romanzo, tutti tranne uno, Riccardo, questa figura maschile che compare a tre quarti dall'inizio del romanzo, quindi compare pochissimo e sporadicamente, è lui che incarna la figura maschile dominante, paradossalmente. E che cosa lo rende così vivo, così denso rispetto agli altri personaggi? Ma semplicemente la capacità di passare dei contenuti alla protagonista, in grado di smuoverla. Lui è in grado di informare la protagonista, quindi di farle fare dei cambiamenti, cosa che gli altri personaggi assolutamente non sono in grado. E inoltre questa figura maschile si muove sulla stessa lunghezza d'onda della protagonista, si muove all'interno di un'aura che, alla quale la protagonista ha avuto accesso subito dopo il parto, che è quella relativa al mondo animale. Anche lui è istinto, anche lui vive a prescindere dalle impostazioni della società. Anche lui sente al di là di ogni schematizzazione, per questo comunicano sullo stesso livello. E mi piace proprio che sia la figura dominante, questo Riccardo, questo amante, ad assumere alla fine del libro, senza svelare, proprio la figura della levatrice, una figura che di solito è prettamente femminile, qui è assunta paradossalmente dal maschio dominante, diciamo così.
Perché levatrice? Perché questo amante aiuterà la protagonista a rinascere a sé una nuova volta. Questo avverrà appunto verso la fine del libro. Parlavi poc'anzi di taglio, e c'è un grossissimo, enorme taglio che accade, una sorta di punto di svolta, se vogliamo, all'interno della narrazione del romanzo, perché quello che è la violenza estroversa maschile si contrappone a quello della, questo universo femminile introverso della nostra protagonista, che utilizza appunto il silenzio come esercizio del dominio di sé, anziché essere espansivo e avere questa ascendenza sugli altri, come invece è Eric, il convivente, che usa questo contenimento dell'io anziché la sua espansione. Ma la nostra protagonista a un certo punto fa qualcosa di molto particolare. Guida, costringe, forza, chiede, è un po' in dubbio come tutto questo sia avvenuto, comunque porta il proprio compagno a cercare di trovare un'altra casa dove abitare. Fino a quel momento, e fino alla nascita di Elena, credo che abbiano abitato nella casa di lui. Lei è già fondamentalmente in un altrove, proiettata un po' fuori, un po' allontanata, un po' alla deriva, forse nemmeno più convinta realmente di questa sorta di relazione. E invece guida il proprio compagno a un cambiamento fortissimo, radicale, che è quello del cambiamento della casa. E mi chiedevo, leggendo, perché, che cosa vuole dire? Vuole cancellare in qualche maniera quello che è il passato del proprio compagno, così come lei ha avuto cancellata il proprio passato, la propria vita, dalla nascita di Elena? È una sorta di pareggio dei conti, quindi una sorta di, non dico vendetta perché è una bruttissima parola, ma una sorta di livellamento reciproco. Io sono stata livellata, adesso verrai livellato anche tu, oppure invece qualcosa di molto più denso e più oscuro. Perché accade? Sì, inaspettatamente la protagonista a un certo punto si mette a cercare una nuova casa, quando è evidente a tutti che il rapporto con il suo compagno si sta sgretolando. Perché lo fa? Ma perché la protagonista è estremamente umana, quindi procede secondo, non procede secondo un progetto prestabilito, ma tenta di manipolare gli strumenti, i pezzi di cui dispone per venire a capo. E fa una cosa che fanno spesso molti, cioè è convinta di cambiare il contenente per poi vedere cambiato il contenuto. Cioè lei pensa, cambiando la casa, poi magari chissà, qualche cosa succede anche all'interno del mio rapporto, cosa che effettivamente non succede. La protagonista è un personaggio estremamente contraddittorio e ricalca nelle sue azioni la condizione psicologica di smarrimento e paura. Ingloba dentro di sé l'istinto e la razionalità, il desiderio di appartenenza, di conformarsi alle aspettative e la voglia di libertà. E ho cercato di mantenere vive queste due parti, questi due aspetti all'interno della protagonista, che lottano fra di loro proprio nell'animo femminile subito dopo il parto, il prima e il dopo, il devo essere e il vorrei essere, ciò che ci si aspetta da me, ma ciò che in realtà io sono, la fanciulla e la madre. Tutte queste componenti, dal dolore, dallo spaesamento, la frantumazione, la ricerca, tutto viene in qualche maniera amalgamato, assemblato con uno stile straordinariamente denso, conciso, preciso, perfettamente calibrato. Anche la rotazione che abbiamo, come dicevamo all'inizio, all'interno e all'attorno al silenzio, che è una componente molto forte, nonostante la narratrice, la nostra voce, continui a parlare, perché ci parla, ci racconta quello che sta accadendo, e attorno a una sorta di immobilità, perché se vogliamo poi guardare da vicino questo romanzo, non è un film d'azione americano con inseguimenti, sparatorie o aerei, abbiamo una sorta di vivida immobilità che continuamente accade. Ecco, volevo chiederti come hai proceduto alla costruzione di questo andamento, anche perché se non erro tu avevi citato Carmelo Bene in una passata presentazione, quindi volevo, ecco, mettere un pochettino il riflettore su quello che è
il lavorio che c'è stato intorno. Sì, ho citato Carmelo Bene perché lui, uomo di teatro, perché lui operava così per le sue pièce. Prendeva una pièce molto spesso di Shakespeare, ne eliminava tutti i nessi di causa ed effetto, quindi le azioni. Se prendiamo per esempio Riccardo III, eliminava tutti gli omicidi compiuti da questo aspirante re per giungere poi sul trono e lasciava che i personaggi ruotassero su loro stessi in una sorta di vortice, in preda a tutta una serie di manie, di vizi, di tic che c'erano già in nuce nel testo shakespeariano, ma con questo procedimento che lui chiamava di minorizzazione esplodono sulla scena con effetti anche comici. Io ho tentato di fare la stessa operazione all'interno del mio romanzo, cioè ho cercato di eliminare tutte le componenti dinamiche della narrazione, quindi le azioni, nessi di causa ed effetto, e di dilatare invece d'altro canto tutti gli elementi statici, quindi le emozioni, le sensazioni, i ricordi, tutto quanto fa descrizione ma non fa azione. Questo perché? Perché quando si mette al mondo un figlio si assiste a una sorta di scomparsa delle dimensioni spazio-temporali. La temporalità si trasforma da infinito davanti, da un'autostrada che permette di portare a compimento aspirazioni, desideri, eccetera, a una sorta di presente continuo che si ricicla in moto, seguendo il sorgere e il calare degli astri. E così succede anche per lo spazio. Lo spazio di cui si dispone prima di mettere al mondo il figlio si richiude poi, una volta nato il figlio, al perimetro della sua stanza, della sua cameretta. E l'annullamento delle dimensioni produce questa staticità opprimente che è percepita dalle donne proprio come specchio dell'annullamento delle proprie possibilità, delle proprie potenzialità. E allora, parallelamente, appunto, ho voluto eliminare tutti gli elementi dinamici della storia proprio per dar seguito a questa condizione effettiva. Per evitare al lettore la noia mortale, ho tentato di ravvivare, di portare un po' di ritmo, un po' di dinamismo all'interno delle frasi stesse. Quindi, laddove non c'è suspense, perché le azioni sono state elevate, ho cercato di attivare un'attenzione di lettura, semplicemente utilizzando le frasi in maniera che avessero una cadenza, un ritmo, un tempo, che suscitasse nel lettore la voglia, soltanto con il ritmo, di continuare la lettura. Quasi un processo da poeta, insomma. Perché tra l'altro una cosa bizzarra che ho trovato leggendo è l'utilizzo, molto parco, per carità, perché non esagera mai, ma di termini straordinariamente densi, belli, di una terminologia talvolta desueta, vecchia, che si rifà a un bellissimo passato e quindi ha un eco completamente diversa. E ogni volta io cito questi bellissimi fiori almenciti, che non sono appassiti, non sono morti, hanno questa mollezza che li appoggia più chiaramente verso il di là che il di qua. E mi chiedevo a questo punto, nella calibratura del linguaggio e della scelta lessicale che tu hai compiuto, quali sono i tuoi amori letterari che in qualche maniera ci sono, se sono entrati all'interno della tua scrittura, se li hai tenuti al guinzaglio. Sì, brevemente, per la lingua ho cercato assolutamente di fare in modo che fosse una lingua piana, scorrevole, immediata, e quindi utilizzando sì alcuni termini magari un po' più ricercati, ma prevalentemente dei termini molto comuni, molto quotidiani. Però volevo che fosse una lingua efficace, quindi ho fatto in modo di togliere dall'uso quotidiano della lingua tutte le ripetizioni, le ridondanze, le frasi fatte, la retorica, che appesantiscono il discorso. E sempre per rendere efficace questa lingua ho spostato, proprio come fanno i poeti, dei termini del tutto banali, del tutto di uso comune, all'interno della frase, affinché proprio con lo spostamento acquisissero una maggiore risonanza, si vedessero ampliato lo spettro semantico, proprio come succede in poesia. Per gli amori letterari, io non posso tacere che per un certo periodo mi sono occupata prevalentemente di diaristica, di diari femminili scritti da scrittrici, come Catherine Mansfield, Sylvia Plath, Virginia Woolf o anche Sofia Tolstaya, che è la moglie della Diller, ma anche non di scrittrici, quindi magari diari appartenuti o scritti a donne poi deportate nei lager nazisti. Questo perché? Per
cercare di individuare, era una curiosità mia, anche se non in maniera sistematica, quelle che potessero essere le caratteristiche dello scrivere femminile al privato, e ne ho individuato alcune, e alcune ho cercato di riproporle anche all'interno del mio romanzo, come per esempio l'attenzione al corpo, che si ritrova costantemente nei diari femminili, e un'attenzione ai dettagli più minuti della quotidianità, cose che solitamente non ci si aspetta di vedere registrati, e che invece le donne tendenzialmente registrano, appunto, marcano nei loro diari, come per esempio uno squarcio di luce improvviso, oppure la trama dell'uncinetto, o la friabilità di una fetta di torta. Questo ho cercato anche io di riproporlo all'interno del romanzo. E non posso anche non tacere, non posso neanche tacere, appunto, tutto quanto è stata la mia lettura di poeti del Novecento al tempo dell'università, che agiscono necessariamente sulla mia scrittura e la informano anche inconsapevolmente. Quindi, solo per citarne alcuni, Montale, Quasimodo, Saba, eccetera, eccetera. Noi poeti abbiamo ancora una speranza, saremo letti. C'è comunque ancora una ulteriore lingua, oltre a quella della protagonista del nostro libro, oltre a quella della scrittrice, lo scopriremo tra un secondo, però prima vorrei un altro piccolo, brevissimo frammento a voce di Margherita. A casa la tua Elena, il pianoforte è là, mi guarda come sempre, aspetta. Mi assale da dentro un desiderio schiumoso che mi accelera i battiti del cuore. Elena si stacca dal seno addormentata, ha mangiato, è sazia, è rilassata, sta bene, non c'è motivo di preoccuparsi. La metto nel lettino, ho i brividi e sudo. Ho deciso, suonerò, anche se si dovesse svegliare, anche se cominciasse a piangere, ho un bisogno tormentoso addosso. Apro il coperchio e mi siedo. Lui, il pianoforte, sorride. La melodia invade la stanza come un profumo, si impadronisce di ogni porzione di spazio, la scuote dal torpore rimescolando fondali immobili coperti da depositi polverosi. La musica mette in moto antichi meccanismi. Mentre suono sento i palpiti del sangue, i lenti cigolii del divenire. Elena piange, si dimena nella culla, ma non voglio smettere, testarda, aggrappata alla melodia con entrambe le mani. Continuo per oltre 2 ore, finché non ho più nulla per cui pestare i tasti, finché mi sono suonata tutta fuori. Allora stacco il telefono, allatto Elena, e mi addormento con lei accanto, la mammella fuori, a portata di bocca. Abbiamo questa donna che è quasi incapace di aderire al vero razionale del mondo, che ha questo silenzio fortissimo dentro di sé, che non riesce a trovare la parola giusta per esprimersi, ma abbiamo questa ulteriore lingua fortissima che risuona, ritorna. In una presentazione a Mendrisio viene detto che quasi che una sorta, la musica era una sorta di contrappunto della narrazione. Ma la nostra protagonista, non soltanto perché è musicista, ma ha questa continua musica che vuole praticare, non riesce, che riesce a suonare ma viene interrotta, e considera forse la musica come un potenziale ritrovamento del sé, o questo io in qualche maniera ho voluto immaginare. E l'ultima domanda, poi, prima di tuffarci nuovamente nella voce della nostra protagonista, era: la musica gli occorre veramente come ritrovamento del sé, è una via di fuga, e che cosa? Cosa rappresenta esattamente? Dove va? La musica all'interno del romanzo per la mia protagonista è assolutamente un richiamo al ritrovamento di sé, quindi non è una fuga, anzi è uno stimolo continuo andare a ripescare quello che è la sua vera identità, la sua vera natura. È un contenitore straordinario di messaggi profondi, di richiami anche al passato, anche alla propria infanzia, e agisce allo stesso modo all'interno del mio romanzo della natura. Anche la
natura possiede questa capacità straordinaria di ricondurci a noi e quindi di ricondurre a sé la protagonista, e addirittura di portare a galla contenuti sepolti prima ancora che la coscienza ne sia consapevole. Hanno musica e natura, hanno questo potere, anche nella realtà, per me hanno questo potere straordinario. Prima o poi magari di lasciare la parola a voi, lasciare la voce a Margherita Saltamacchia per un ultimo fluente immersione all'interno della narrazione. Festa del paese. Ho chiamato mia madre per fare in modo che sia con Elena mentre io sono fuori casa. Sto pensando a quanto tempo è trascorso dall'ultima volta che sono uscita la sera. Molti mesi, certamente. Senza Erika addirittura anni. È tanto che non esco da sola. Non so neppure come devo camminare. Che cosa devo fare? Tra le schiene e le teste non vedo Vittoria. Torno a casa, penso. Ma i piedi si muovono verso tutta quella gente. Per fare cosa? Per dire cosa? Chi? Perché? Mi ritrovo davanti a un bancone piccola come una bambina. Cosa prendi? Non lo so. Acqua, dico. Non siete. Pago e vado a casa, penso. Non si beve acqua a una festa. Dice un signore alto, lucido in faccia accanto a me. Ma parlava con un altro tizio. Cosa si mischia? Un bicchiere di vino alla signora, dice. E mi portano un bicchiere nero fino all'orlo. Io all'atto, ma non lo dico, lo penso soltanto. Salute, fa quello, e solleva la sua birra verso di me. Poi mi volta le spalle. Salute, penso. Il vino è caldo, è il sangue di una bestia. Mi ripugna e mi incuriosisce. Non saprei dire che sapore ha. Bevo a piccoli sorsi. Pozione, veleno. No, è solo succo d'uva bruno. Non farà male a Elena. Stasera butto il latte e le do quello in polvere. Adesso vado a casa. Poso il bicchiere e vado. Alle spalle. Le chiome, le luci, le voci, la musica, fra scollature e camicie, e i saluti e sorrisi, fra tutti i volti, chi parla, chi ride, chi chiama. E viene, e va. Riccardo sta parlando con qualcuno, ha una maglia nera con le maniche rimboccate sugli avambracci. Dalla mia trincea lo osservo, posizione privilegiata, con occhi di specchio e sangue di bestia in corpo. Vittoria mi scova all'improvviso. Cosa fai qui? Vieni! E prendendomi per mano mi trascina fra corpi maschili e femminili, profumi, bicchieri, mani e braccia. Cosa bevi? Mi chiede davanti a un altro bancone. Ho appena preso del vino. Per la mia amica un bicchiere di rosso, dice. Un altro calice di sangue di bestia. Butterò proprio via il latte stasera e domattina. Il sangue è ancora caldo. Pulsa. Bello mi pare più semplice di prima. Mi vela la bocca, i pelli d'uva e risina. Riccardo dietro di me. Non subito dietro, qualche corpo d'uomo ci separa. Io non oso voltarmi. Sento solo le spalle più nude e le guance avvamparmi. Andiamo a ballare, dice Vittoria. Dopo aver bevuto d'un fiato il suo bicchiere. Io non so ballare, ti muovi solo un po' e mi prende la mano. Vai tu, dico. Finisco il bicchiere e arrivo. Ma accanto al bancone cerco una nuova trincea per me e il calice di sangue di bestia che mi giustifica. Una mano, ma potrebbe essere il lembo di un mantello di velluto, mi sfiora. Riccardo, la lingua inciampa. Ciao Riccardo, dico storpiandogli il nome. Ciao, che sorpresa trovarti qui. Sono le prime parole che mi rivolge spontaneamente. Rimango senza fiato. Il sangue di bestia comincia a girare. In effetti non sapevo se venire o no. Perché non ti piacciono le feste? Non l'ho ancora capito. Sorride. Ti va di ballare? È colpa del sangue di bestia, è solo colpa sua se dico sì, incosciente. Lui davanti, io dietro, tagliamo a metà corpi maschili e femminili. Si apre una strada contorta fra sorrisi e parole, poi pance, gambe che si muovono, natiche e seni. La musica, una luce azzurra cancella i volti e accende gli occhi.
Seguo la sua maglia nera fino a che lui si volta, accenna un sorriso e mi prende una mano come un riccio la castagna. Tutto è azzurro e nero attorno a me, annacquato, e in un istante che si dilata e si espande. Il tempo è una pozza d'acqua piena di luccichii. Anche le persone si muovono sott'acqua con movimenti lenti, lontane. Solo la musica gira veloce. Riccardo, le mani, ha le mani di pino, profumano di aghi verdi e corteccia, e il volto è di sabbia marina. Piccoli granelli di quarzo sono sparsi negli occhi. Dura una sera questa vita. No, neppure, dura un giro di danza e scompare. Tutta la vita, il nocciolo più interno del vivere, racchiuso in un giro di danza e poi il nulla. Il silenzio esteso in interminabili spazi. Sopporterò anche questo dopo. Ma ora, i minuti che ho in mano assieme alla mano di Riccardo sono miei e me li tengo stretti. Mi avvicino ancora un poco al suo corpo perché domani, perché stasera, perché soltanto fra 2 ore, 10 minuti, pochi istanti ancora sarà tutto finito. Riccardo è un faggio, abbraccia come rami e il suo tronco è liscio come sotto la pioggia le pietre di fiume. I suoi capelli scuri impolverano di pece il volto. La musica è finita. Devo andare. Dove? A casa. C'è mia madre con Elena. Non è tardi. Per lei sì. Mi tiene ferma con una mano sulla spalla. Grazie, dico. La bestia è scomparsa. Sono di nuovo io. Ma di cosa? Risponde. Torno a casa con una grande voglia di parlare, ma mia madre scappa via veloce. È andato tutto bene, dorme, dice un po' sonnata, si era assopita sul divano. C'è un silenzio tremolante, l'aria è carica di elettricità. Credo che farò salotto anche da sola stasera. Charlare, per trovare 1000 bandoli e perderne altrettanti, per tenersi in contatto e ridere finché viene l'alba.